Era il 16 maggio 1921 quando, nell'allora Piazza Grande a Viareggio, si scontrarono un gruppo di lavoratori dei cantieri navali e un gruppo di fascisti, scontro in cui vennero uccisi con due colpi di pistola alle spalle i giovani Piero Nieri e Enrico Paolini, all'epoca dei fatti appena 25enni. Le celebrazioni per il centenario di quell'omicidio politico si sono svolte in due momenti distinti, il primo presso la sede della Lega dei Maestri d'Ascia e Calafati, dove è stata apposta una corona di fiori alla targa che ricorda il 50° della loro morte. Cerimonia a misura ridotta a causa delle restrizioni anticontagio, con il programma completo slittato al 2022. Nel 2022 noi faremo una grande manifestazione. Quelle cose che erano in programma per il 2021 le porteremo tutte al 2022 e di conseguenza chiederemo poi aiuto a tutte quelle associazioni che anche oggi parteciperanno a questo evento e faremo questo evento veramente perché merita, non solo per la Lega dei Maestri d'Ascia e Calafati, ma credo per la cittadinanza intera. Presente per il Comune il consigliere Zappelli, che ha confermato la decisione dell'amministrazione comunale in occasione del centenario di rendere perenni le sepolture dei due giovani, le cui tombe si trovano nel cimitero comunale. E questa è una cosa che ci riempie di emozione e anche di orgoglio, perché appunto sono due cittadini importanti. Si parla di libertà, si parla di rifondazione della città e quindi la memoria di Nieri e Paolini sul luogo dove sorge il Palazzo Comunale, le cui fondamenta sono poggiate sulla terra intrisa dal loro sangue, è un sangue di libertà e per noi è molto importante. L'assemblea si è poi spostata presso il Palazzo Comunale, eretto proprio nel luogo della tragedia. A sorpresa è intervenuto il presidente della regione Eugenio Giani, che ha raccolto l'invito della Lega considerando fondamentale il ricordo di questi fatti tragici che inquadrano bene il clima in cui si affermò il regime fascista. E quello di Viareggio è uno degli episodi emblematici di un modo di essere del fascismo che poi abbiamo scontato nel ventennio e nella seconda guerra mondiale. Ecco, ricordare il sacrificio di questi due ragazzi di 25 anni, lavoratori, l'uno calafato, l'altro marinaio, che loro malgrado si trovano a essere uccisi alle spalle dalla violenza squadrista, ecco, volevo essere presente perché la Toscana, antifascista, liberale, che crede nei valori della democrazia e della solidarietà, deve avere quella memoria per costruire il proprio futuro.